sopralluogo pubblico e istituzionale del gruppo consigliare Diamante Cirella per una Diamante migliore, a cui prende parte anche, come sempre, il capogruppo di Diamante Futura, Pino Pascale, fa seguito a due richieste di acquisizione degli atti che io ho protocollato, l'ultima 2 giorni fa e la prima pochi giorni dopo l'avvio dei tagli della cosiddetta capitozzatura dei pioppi del Corvino. L'esposizione che oggi congiuntamente i due gruppi di opposizione vogliono dare è questa. Non esiste alcuna determina dirigenziale che affida i lavori, ma esiste soltanto una comunicazione, una nota che l'Ufficio Tecnico Comunale, settore lavori pubblici e manutentivo, con protocollo numero 3700 è inviato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, all'Ufficio Forestazione, al Comando Forestale Stazione di San Gineto. L'oggetto di questa nota non è sicuramente quello che vediamo qui davanti ai nostri occhi, ma si parla soltanto di asportazione, alberi secchi ed abbattuti nell'alveo e interventi di potatura straordinaria degli alberi presenti nel torrente Corvino. La cosa grave, a mio parere, è che a fronte di questo oggetto e dell'ipotizzata asportazione degli alberi secchi non esiste alcuna perizia agronomica a supporto dell'intervento. La cosa grave è che questa nota di affidamento, che non è una determina, non è mai apparsa ad oggi sull'albo pretorio online del Comune di Diamante, e tutti quanti sappiamo che un atto è valido quando è approvato, ma diventa efficace e dunque legale quando viene esposto e pubblicato sull'albo pretorio online del Comune. Con l'ulteriore richiesta di acquisizione degli atti che ho fatto 2 giorni fa, veniamo a conoscenza di un'altra cosa, che in data 29 febbraio 2016, con determina dirigenziale numero 75, registro di settore, Ufficio Tecnico Comunale, settore lavori pubblici e manutentivo, si affida l'incarico ad un agronomo, ma non per redigere perizia agronomica, anche perché sarebbe postuma all'avvio dell'intervento e quindi avrebbe poco senso, ma questo affidamento dell'incarico agronomico si dà soltanto per assistenza agli interventi di potatura nell'alveo del torrente Corvino e quantificazione e stima del materiale legnoso asportato. Quindi noi ci attendiamo innanzitutto che ci sia la quantificazione del materiale legnoso asportato per capire anche a quale valore di mercato e a quale importo si riferisce l'intervento, ma poiché soprattutto oggi, dopo aver acquisito gli atti, acquisiamo documentazione fotografica, acquisiamo documentazione video, i due gruppi di opposizione presenteranno formale diffida indirizzata innanzitutto al prefetto, perché questa diventa anche una questione pubblica e di ordine pubblico, affinché questo intervento si blocchi in quanto è difforme dall'oggetto previsto nella nota che l'Ufficio Tecnico Comunale ha inviato agli organismi che io ho citato. La cosa grave, oltre all'aspetto tecnico e burocratico legato agli atti, chiaramente, è anche politica. Oggi pomeriggio nel Parco del Corvino, avete visto all'ingresso del parco che c'è una nuova insegna, per carità, Università del Gusto, Accademia del Peperoncino, Parco Enzo La Valva. Ritengo che sia imbarazzante e beffardo apporre quella scritta nel momento in cui si sta letteralmente distruggendo l'unico polmone naturale che noi possediamo sul territorio comunale e che è stato più volte presentato dai nostri amministratori comunali come, lo chiamano loro, un attrattore turistico che sembra quasi non esistere più. Io ho poco da aggiungere al già chiaro commento e anche illustrazione delle carte che ha fatto l'amico Antonio. Sono da cittadino di Diamante, da sportivo di Diamante, veramente rammaricato, allucinato da questa visione apocalittica che oramai c'è in questo parco. Io che l'ho vissuto in tutte le fasi, sia della costruzione che poi della fruizione da parte dei turisti, io credo che anche i turisti rimarranno allibiti. Noi, questo forse era rimasto l'unico vanto che i nostri amministratori potevano avere rispetto a una proposta turistica. L'hanno completamente e totalmente distrutto. Vedremo
Noi andremo avanti fino alla fine su questa vicenda, vedremo poi chi ha ragione su questo scempio che è stato perpetrato in questo parco. Io non devo aggiungere più niente, non c'ero mai stata da quando hanno iniziato quest'opera. Opera. Sono molto indignata perché è l'unico paese che ha all'interno un cuore, un polmone, viene distrutto senza nessun senso e senza logica. Inviterei gli amministratori comunali a farsi una passeggiata come oggi ce la siamo fatti noi per capire a che livello bassissimo siamo arrivati, anzi ci hanno fatto arrivare. Come Meetup Diamante abbiamo seguito la vicenda della strage degli innocenti, come l'abbiamo definita, e abbiamo seguito passo passo l'opera meritoria e tutti gli atti di sindacato ispettivo che sono stati portati avanti dai gruppi consiliari di opposizione, che ringraziamo per tutto ciò che stanno facendo fino ad oggi e anche per quello che continueranno a fare. E vorrei partire da una considerazione che in fondo hanno fatto anche loro e un po' dalla domanda che ci siamo posti con il video che ha girato l'Italia, ma che a Diamante non ha la stessa audience, visto che di fatto la sensibilità ambientale non è pari a quella riscontrata altrove. Può ancora continuarsi a chiamare Parco Naturale Enzo La Valva una struttura, un bene ridotto in questi termini dalla potatura selvaggia, dal capitozzamento che è in corso? Riteniamo assolutamente di no. Sebbene in altra veste, nell'estate del 1997, con la festa dello sport, inauguravo questa struttura, questo parco con tutta una serie di manifestazioni sportive, e oggi ritengo che non ci sia un'altra inaugurazione da fare, ma un funerale. Oggi si sta celebrando il funerale del Parco Naturale Enzo La Valva. Sono Alfonso Iorio, rappresentante del gruppo Lipoli Diamante. Come vediamo intorno a noi, questo è davvero uno scempio. Noi dovevamo scendere con i ragazzi delle scuole medie di Diamante a fare educazione ambientale, era prevista anche a maggio un'escursione della Lipoli Rend. Diciamo che adesso è molto difficoltoso promuovere queste iniziative. Diciamo che è un'educazione ambientale al contrario, venire al Parco La Valva a far vedere quello che non si deve fare in un'area naturale. Infatti, ad esempio, sui nidi, cioè sugli alberi erano presenti molti nidi che adesso sono stati abbattuti. Infatti in questo periodo è severamente vietato fare simili operazioni. Adesso speriamo che il lavoro non prosegua, perché è diventata anche un'area di rilevanza herpetologica nazionale, il Parco La Valva, da pochi mesi, grazie al nostro lavoro di ricerca. E diciamo che cerchiamo di fare buona pubblicità, ma anche con dei documentari, ma diciamo che ci rendono sempre la vita difficile a noi ricercatori e naturalisti.